Eccoci qua con la seconda parte del Bookshelf Tour, vi farò vedere la libreria più grande che ho. Qui con questi due peluche che ormai hanno quasi la mia età, se non la mia. Questo forse di più perché era di mia zia. Poi qui abbiamo delle foto mie da piccola, qui invece l'anno scorso al compleanno di mia sorella. A fianco abbiamo la televisione che non è molto grande, a parte che qui non c'entra una televisione più grande, ma io non la guardo tanto, quindi mi va bene questa. A fianco abbiamo un esemplare di Darth Vader di Star Wars e a fianco la seconda trilogia di Jamie Blackwire. Allora, queste sono le copertine bellissime. Abbiamo Una meravigliosa bugia, Un magnifico equivoco e Un'incredibile follia. L'ho letta circa 3 anni fa, mi era piaciuta abbastanza, ho dato 3 stelle su 5, ma le copertine rimangono sempre meravigliose. Abbiamo poi qui delle foto e Funko, un DCD. Vi farò vedere tutto in ordine. Allora, qui abbiamo una fotografia di un mio caro amico che adesso in realtà gioca in Sicilia. Questa foto è di circa 3 o 4 anni fa. Dietro, ovviamente, c'è questa cosa di Londra adoro. E abbiamo una foto mia con Leonardo De Carli e una mia amica. C'è il riflesso lì, vabbè, sti cazzi. E adoro, sotto di lei c'è una foto di Rami Malek con Golden Globes e con Roger Taylor e Brian May, che sono il batterista e il chitarrista dei Queen. Ho una foto con mia sorella l'anno scorso al suo compleanno quando ha fatto 18 anni. E abbiamo i CD dei Queen, i Greatest Hits, ne sono tre, ma in realtà qui ce ne sono solo due, il secondo e il terzo, perché il primo è nella macchina di mia madre e l'ascoltiamo quando prendiamo la macchina. E vicino ovviamente c'è il Funko di Freddie Mercury in questa versione adorabile, io ovviamente devo recuperare anche gli altri, c'è un'altra versione di Freddie e gli altri tre membri. Qui sotto abbiamo poi dei fumetti e un po' di gadget. Abbiamo qui Daryl Dixon di The Walking Dead a fianco appunto. Qualche volume di The Walking Dead che in realtà poi non ho continuato più. Poi abbiamo questo orologio di cui non ricordo il nome, della Bella e la Bestia, che mi ha regalato una mia amica a Natale. Poi abbiamo fumetti di Outcast, che è dello stesso autore di The Walking Dead. E abbiamo Chatta, che non sta in piedi, parlava una volta e aveva le ali, però sono passati talmente tanti anni che vabbè. Poi qui abbiamo i due libri di Joe Dicker. Gli ultimi giorni dei nostri padri, che è il suo primo libro, adoro troppo. Poi abbiamo La verità sul caso Eric Berth, che credo sia il suo migliore, nonostante io abbia letto solamente due libri. Vi consiglio anche la serie TV con Patrick Dempsey. Sotto abbiamo diversi classici che adesso non sto a cacciare perché sono veramente tantissimi. Comunque questi sono vecchissimi, me li aveva dati mia nonna. A fianco abbiamo, vabbè, il caricatore del telefono, di cui non ce ne frega assolutamente niente. Le mie cuffie Bluetooth che mi hanno regalato i miei zii a Natale. E c'è Topolino che è vecchissimo, non so quanti anni avevo quando me l'hanno regalato. Ancora più sotto abbiamo un peluche che ha forse la mia età. Abbiamo le ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo. Il grande Gatsby di Fitzgerald, di cui non so pronunciare il nome, vabbè. Frankenstein di Mary Shelley. L'uomo che susurrava i cavalli di Nicholas Evans, che ho comprato a una bancarella. L'isola misteriosa di Jules Verne. 20.000 leghe sotto i mari, sempre di Verne. E Viaggio al centro della Terra, che secondo me è il migliore di Jules Verne, è sicuramente il mio preferito. E ovviamente questo cofanetto di Italo Calvino con Il Visconte dimezzato, Il Barone Rampante e Il Cavaliere Inesistente che non ho mai letto, ci ho provato ma non ci riesco. Qui a fianco abbiamo altri classici: Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga, Arte di saper ascoltare di Plutarco, Afrodisia che ha scritto la prof di mia sorella delle medie, La figlia di Iorio di D'Annunzio, io la versione della figlia di Iorio perché ne abbiamo due non lo so, Il piacere sempre di D'Annunzio, Omero e Iliade di Alessandro Baricco, Scrivo poesie solo per portarmi a letto le ragazze di Charles Bukowski, Malavoglia di Giovanni Verga, La signora delle camelie di Alexandre Dumas, Il Conte di Montecristo, sempre di Dumas, non mi chiedete se è il padre o il figlio perché io non lo so. I Tre Moschettieri, sempre di Dumas. Dracula di Bram Stoker, che ho letto. Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Andrea di Terenzio. Abbiamo Fahrenheit 451, che devo ancora leggere.
ma di cui ho sentito parlare veramente bene, quindi dovrò leggere assolutamente. Conti di Edgar Allan Poe, Collie e pregiudizio della Austen, Notti bianche di Dostoevskij, Notre Dame di Paris di Victor Hugo e Madame Bovary di Gustave Flaubert. Poi due libri che non c'entrano assolutamente niente con i classici: L'uomo di Pietro Gubburgo di Ken Follett, che devo ancora leggere. Spero che mi piaccia perché Ken Follett ne sento parlare veramente bene ovunque. Poi abbiamo A volte ritorno di John Niven. Poi qui, vabbè, ci sono libri dell'università di cui non vi frega niente. A fianco abbiamo, vabbè, questi tigrotti bellissimi. Poi abbiamo Sfida totale di Tom Clancy, che devo ancora leggere, lo devo leggere tipo un anno, ma ancora lo faccio. Abbiamo poi La solitudine di Moore, che aveva due mogli, Cattiva cucina e sesso catastrofico di Caterina Folconi e La donna dei fiori di carta di Donato Carresi. Questi ultimi tre libri li trovate nel video dei libri brevi da leggere. Qui abbiamo Peter Pan in inglese e Era te che cercavo. Sopra abbiamo una mia foto da piccola. I primi due volumi dell'Amica Geniale, quindi L'Amica Geniale, Storia del Nuovo Cognome. Questi non li vorrei togliere perché sennò è un casino, non si reggono in piedi. Qui un segnalibro che dice: leggere serve a vivere tante vite invece di una sola. Poi abbiamo Inferno di Dan Brown, seguito da Angeli e Demoni, Il Codice da Vinci, Il Simbolo Perduto e Origin. Vi farò sapere cosa ne penserò. A fianco abbiamo Il collezionista di ossa di Jeffrey Deaver, che adoro, Il bacio d'acciaio, Il valzer dell'impiccato, L'ombra del collezionista, che è appunto il seguito del collezionista di ossa, La figlia sbagliata, Il taglio di Dio, che è quello nuovo, tra l'altro l'ultimo uscito, La stanza della morte, e abbiamo altri libri che con Diver non c'entrano assolutamente niente. La ragazza scomparsa di Angela Marsons, La tela dell'assassino di T.R. Ragan, La bambina che guardava i treni partire di Roberto Long, che ho in lettura, Auschwitz era il numero, non so leggerlo, forse 220.543, non so se si legge così o separato, boh. Abbiamo questo fanco di Lupin che mi ha regalato la mia amica a Natale, affiancato alla bacchetta di Harry. Adesso la tolgo e ve la faccio vedere. Quella qui, non so se si vede meglio o peggio di prima, però è meravigliosa, l'ho comprata a Lucca Comics 2018, io ci devo tornare a quel festival perché c'è troppo. Qui abbiamo i primi due volumi del Traversa Specchi di Christel Dabos. Fidanzati dell'inverno, Gli scomparsi di Cardiluna, che è il secondo libro. Abbiamo poi qui i fantasy, sono un po'. Il sangue degli elfi di Andrzej Sapkowski. Poi abbiamo i primi due volumi del Segreti di Azeroth di Federico Paccani. Quindi L'isola e gli evoluti, che ho comprato sempre a Lucca Comics. Infatti ce l'ho firmato e l'ho letto e adoro troppo. Bene, abbiamo il secondo, L'abisso, che ho comprato a Pescara Comics adesso al mese scorso. Questo infatti è firmato. Ho letto anche questo e devo dire che se incontro di nuovo Federico lo ammazzo, perché alla fine è tipo what? Christopher Paolini con La forchetta, la strega e il drago. Abbiamo Eragon, Eldes, tutto scolorito ovviamente. Il terzo, Brisingr, Inheritance. Abbiamo tre libri di Tolkien. La trilogia del Signore degli Anelli, quindi La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re. Fellowship of the Ring, che è il primo libro in inglese. Poi, ovviamente, L'Hobbit, che mi ha regalato mia zia qualche anno fa per Natale. Poi abbiamo i primi tre volumi del Trono di Spade. Il Trono di Spade, Il Grande Inverno. Il Trono di Spade, Il Regno dei Lupi e la Regina dei Draghi. Il Trono di Spade, La Tempesta di Spade, I Fiumi della Guerra, Il Portale delle Tenebre, anche questo in lettura. Abbiamo i primi due volumi della Spada della Verità. Quindi La Prima Regola del Mago e La Pietra delle Lacrime, anche questo in lettura, ma è in pausa al momento. Lo riprenderò in seguito. Altri due fantasy e qualche libro messo un po' così, e questo pupazzetto bellissimo. Hyperversum Next di Cecilia Randall, Hyperversum Ultimate, Il bambino con il pigiama di che di John Boyne, Il diario di Anna Frank, Se questo è un uomo di Primo Levi, Coraline di Neil Gaiman, che mi ha regalato mia sorella per Natale, The Secret History of the World di Jonathan Blank, che devo ancora leggere, l'ho comprato al mercatino. Bene, questo bookshelf tour è finito, è stato un parto, ne farò forse uno fra 10 anni.
Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessun altro video e spero di trovarvi comunque nei commenti e al prossimo video. Ciao!